ci impegneremo perché a gennaio termini l'iter della delega fiscale. La discussione che faremo a gennaio sul contratto di governo che mi riguarda proporrò e lavorerò perché insieme a gennaio sulla giustizia è quasi pronto, e appunto gennaio sarà il mese in cui lo metteremo in campo, un altro intervento, andando appunto a gennaio sui temi complessivi della giustizia ci sarà un altro passaggio anche su questi punti. Non ho dubbi che la discussione attorno ad alcuni aspetti della Bossi-Fini sarà uno dei a gennaio. Chi non paga, non sono sicuro. Perché noi abbiamo il record mondiale dell'evasione fiscale. Attenzione che il tema dell'evasione fiscale resta un tema assolutamente cruciale per l'Italia. Grazie Presidente. Dato che più di una volta è stata nominata la parola marchetta a Renzi, credo che sia doveroso, anche per amor di verità, ricordare all'Aula che il rottamatore nonché asfaltatore Renzi è una notizia vecchia ormai dal 2011, però costui gode di immunità, l'immunità della verità. E, Matteo Renzi ha subito un giudizio di responsabilità amministrativo contabile ed è stato condannato in primo grado proprio per danno erariale dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza numero 282/2011, depositata il 4 agosto del 2011. Credo che, dato che si parla appunto di quattrini che vanno da Monza a Firenze, da Firenze a Monza, sapere che l'amministratore di Firenze ha subito una condanna in primo grado sia una notizia che il Parlamento deve tener conto. Grazie. Dobbiamo pensare in un altro modo. Siamo costretti a immaginarci un altro modo, e c'è un altro modo. Il problema, tutti a casa, sì,
tutti a casa, ma il problema è che sono pieni di case.